Drastico calo delle nascite a Como. Che i lieti eventi fossero in diminuzione si sapeva, ma la proiezione pubblicata oggi dal Corriere di Como conferma questo trend e va oltre ogni previsione. A Como, tra Sant'Anna e Valduce, da gennaio ad aprile, i fiocchi rosa e azzurri sono stati un centinaio in meno rispetto allo stesso periodo del 2015. Se la situazione dovesse proseguire anche nel resto dell'anno, la proiezione sarebbe di circa 300 neonati in meno, con una riduzione che si attesterebbe al di sopra del 10% nei presidi del capoluogo. In Lombardia, dal 2014 al 2016, le nascite sono calate del 3%. Da un anno con l'altro, il Sant'Anna ha perso 70 parti. A Como, quello che sta accadendo quest'anno sembra, almeno stando ai primi mesi, ben più negativo rispetto alle previsioni. Da gennaio ad aprile, nel reparto di ostetricia del Sant'Anna, sono nati 589 bambini, pari a 34 in meno rispetto allo stesso periodo del 2015. Non va meglio spostandosi nell'altra maternità di Como, quella del Valduce. La fredda contabilità delle nascite parla di un totale di 362 piccoli che hanno visto la luce nei primi 4 mesi del 2016 in Via Dante, ben 63 in meno rispetto allo scorso anno. Il dato peggiore è quello di aprile, con soli 80 nati, 43 in meno rispetto allo stesso mese del 2015 e il dato in assoluto peggiore degli ultimi 15 anni. Nel complesso, sembra che la situazione sia simile anche allargando lo sguardo all'intera provincia, comprendendo dunque i reparti di ostetricia del Fate Bene Fratelli di Erba e del Morigia Pelascini di Gravedona. La prospettiva sembra dunque quella di arrivare a fine anno con il rischio di un calo dei neonati a due cifre, superiore al 10%.